Ragazzi, ci siamo. Vi do il benvenuto in questo nuovo video. Sono Senix. Mi scuso da subito, proprio anticipatamente, perché sto registrando di seguito rispetto all'episodio precedente. E già all'epoca, quindi 2 giorni fa, per voi il mio stato mentale non era chissà come eccellente. Adesso, ragazzi, è pure peggio. Quindi questo sarà un episodio il più pesante a livello emotivo che si poteva affrontare, perché stiamo ancora lottando su entrambi i fronti con la stessa squadra, il Milan in campionato e il Milan in Champions League, ragazzi. Perché, come vedete, la classifica dice che il Milan è sempre a meno 1 potenzialmente, perché è una partita in più che dobbiamo recuperare, mentre in Champions League andremo ad Amsterdam a giocarci la finale della Coppa Campioni. A me già viene da ridere, a me già sto sudando freddo. Cercheremo la vendetta contro i rossoneri che ci hanno scippato più e più volte la Supercoppa italiana. Non ci vogliono mollare lo scudetto quest'anno, quindi perlomeno cercheremo di andare a vincere la Coppa Campioni contro una squadra che abbiamo già battuto, se non sbaglio, perlomeno abbiamo pareggiato. Comunque non è imbattibile, la conosciamo meglio rispetto al Barcellona, che era l'altra candidata che poi ha perso proprio contro il Milan. Ma intanto andiamo a vedere cosa succede contro il Sassuolo. Siamo in casa, un Sassuolo ottavo, quindi ha fatto un ottimo campionato, ha battuto anche proprio il Milan, ci sono riusciti. Qua finiamo l'allenatore in seconda, quindi non è partita da sottovalutare, ragazzi. Mi raccomando, supporto massimo per questa finale. Più like ci sono, più le possibilità che noi andiamo a vincere si alzeranno. Vediamo, 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 ragazzi. Avrò bisogno anche dell'acqua. E qua, ragazzi, scusate, sarà un episodio anche un po' più particolare rispetto al solito, un po' più così alla viva il parroco, se vogliamo, però capite che l'emozione è troppa. L'emozione è troppa, non ci sono abituato a certi palcoscenici. Va bene, intanto andiamo. Dunque, dunque, dunque. Pedrito sta a destra. Mettiamo Asensio. Ok, Pedrito non si dovrebbe recuperare, perché quando è la finale esattamente? Il 29 maggio, quindi siamo al 12. Sì, dovremmo anzi recuperarlo. Stiamo a fare formazione. Per il resto, ragazzi, ci siamo. Peña e Asensio non sono al massimo come forma fisica, però dovremmo esserci, raga. Va bene, allora andiamo, la mentalità la spostiamo però su offensiva e voglio nuovamente provare terzini fluidificanti qua d'attacco e d'attacco. Va bene, ragazzi, siamo pronti, confermiamo e vediamo cosa succede su Catania Sassuolo. Simone Missiroli scende in campo con un 3-4-3 che sembra sia difensivo che offensivo allo stesso tempo. Un po' come un 5-5-5 di Oronzo Kanaz, Milzotti in porta, Opoku, Varotto e Cataldi in difesa, Frattesi, Ulai, Pereira, Lagem, Pezzella a centrocampo e come terzini fluidificanti. Poi Gaetano, Tofol, Montiel, sempre nel nostro cuore, e Raspadori lì davanti, unica punta. Parla la squadra, sempre aggressivo, voglio la vittoria perché perlomeno, ovviamente, appena ragazzi ci fermiamo, lo scudetto è saltato al 100%. Dobbiamo vincere, certo. I due ammoniti in 5 minuti non ci aiutano, ovviamente, dal punto di vista del gioco. 3-1 come tiri effettuati, però non sta succedendo nulla. La Lazio sta perdendo 2-0 contro il Torino. Altri due ammoniti anche per il Sassuolo. Niente, una mazza. Perfetto. Domande di più? Magari cambia qualcosa? A parte ammunizioni, c'è qualcosa che accade? No? Niente? Siamo sicuri? Diciamoglio, 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 sì. Niente, primo tempo completamente avulso e burnio di emozioni, nulla da fare, aggressivo, non mi soddisfa per niente. E cominciamo il secondo tempo, vediamo un po'. No, ho sbagliato tasto, scusate. Montiel, Tofol. Ecco, ciao. Addio al campionato, addio campionato, addio. Ok, questa così è più di così, ragazzi, non posso fare. Perfetto, peccato, avremmo potuto fare il doblete, però pazienza, che vedo di Ansu Fati. Qualora dovessimo effettivamente non vincere, scenderemo, raga, poi con le formazioni secondaria, con le seconde linee, perché la finale è troppo, 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 troppo importante per il nostro palmarès. Ancora il Sassuolo addirittura in avanti. Cataldi, è vero che siamo un po' offensivi adesso, lo capisco.
Barotto, dai col contropiede, forza, forza, niente. Non ne devi parlare, perfetto. Frattesi in mezzo, è forza, Asensio, attenzione, Ansufati, 2 e 3 contro 2, Ansufati, 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 dai, vai la prima, che cazzarola sei sull'ultima, pia sta palla, mannaggia lui, mannaggia lui, domande di più, forza. Togliamo, aspetta, 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 stavo togliendo qualche infortunato bastone, la ribalta, sì, la ribaltiamo. Allora, se i vicini ragazzi non mi denunciano oggi, che tra l'episodio scorso e questo, diciamo che le urla sono state abbastanza eccessive, non mi denunceranno mai più. Perfetto, ok, a parte questo, smilzotti. Beviamo, beviamo, ragazzi, porta fortuna, che di solito nella Formula 1 specialmente proprio ci porta una fortuna incredibile. Benissimo. Andiamo a togliere qualcuno, dai, 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 andiamo a togliere qualcuno. Alegna per Peña, Olmedo passa come centrocampista di quantità, soprattutto gli ammoniti. Poi Williams per Ajapong, e per adesso va bene così. Ecco, tutti ammoniti, oh. Tutti ammoniti, Magalhaes. Domande di più come sempre. Williams, ancora indietro per Magalhaes. Nuri. Ansufati ancora per Nuri, Magalhaes. Bastoni, Gollini, ancora per Bastoni, vediamo se riusciamo a chiuderla. Quando manca un quarto d'ora alla fine della partita, c'è Williams sulla fascia destra, si appoggia all'indietro ancora per Alessandro Bastoni, Magalhaes. Il giro palla del Catania è abbastanza sterile, non riusciamo a trovare varchi. Vediamo se Ansufati con la sua fantasia riesce a farlo. Ansufati entra dentro l'area e qua si va a prendere un rigore sacrosanto. Infatti l'arbitro non ha neanche bisogno di consultarsi con il VAR. Va a battere sempre lui la nostra fatina magica. Vediamo se riesce a mantenere la sua realizzazione di rigori effettuati al 100%. E così è. Il Catania va a chiudere questa partita 3-1. Grandi. Mettiamo anche il Bompina per Uros. Ok, potrebbe servirci per la finale. Alegna, Asensio. Tutto nel secondo tempo, ragazzi, è successo. 4 gol, tutti nel secondo tempo. Ma va bene, Magalhaes addirittura all'indietro per Gollini. Guardalo là, no? Vabbè. Nuri, Ansu Fati. Nuri, ancora per Fati. Dentro l'area in mezzo. E peccato Asensio. Non riesce ad approfittarne. Sfiora qua l'autogol il Sassuolo. E poi la palla si perde in fallo laterale. Raspadori, ancora Sassuolo in avanti. Attenzione, Montiel, il gol dell'ex Frattesi. E qua Gollini. E qua Gollini. Torna il vecchio e caro Gollini. Sarà delle fila. Guarda, per favore, non famo stronzate. Perché veramente, ragazzi, sarebbe un peccato mortale. Anche perché il Sassuolo non. Perché tutta questa aggressività sportiva? Perché? Vabbè, ce la portiamo a casa, dai, ce la portiamo a casa. Para la squadra, aggressivo, è stata orribile, dobbiamo lavorare su molte cose. Adesso arriva la Juve, il che non rende di sicuro il nostro lavoro più semplice. Oh, siamo a meno uno adesso ufficialmente perché abbiamo appianato le nostre differenze a livello di partite con il Milan. Fati, come sempre, è incredibile. Avremmo dovuto effettivamente preservarlo un po' per la partita contro la Juve, ma comunque, ma comunque, ma comunque. Adesso ci avviamo alla partita contro i bianconeri, che sarà proprio tra 2 giorni esatti. Eccoci qua, siamo arrivati al giorno della partita. Il Milan è impegnato contro l'Empoli in casa. Vediamo che succede, anche se probabilmente la vittoria sarà a favore dei rossoneri. Ovviamente è così. Vediamo chi ha il Milan a livello di calendario. Lo posso vedere? Sarebbe molto interessante. Eccolo qua, prima squadra. Vediamolo un attimo, ragazzi. Mannaggia, Crotone. Crotone. Niente, niente, ragazzi. È veramente molto, molto difficile che il Milan vada a perdere punti contro il Crotone, che al momento si trova 14esimo in Serie A. La vedo molto bianca, come si suol dire. Ok, va bene, va bene. Abbiamo fatto del nostro meglio. Comunque, abbiamo veramente, ragazzi, una stagione pazzesca, a prescindere da quello che sarà poi il risultato finale. Intanto andiamoci a godere quest'altra partita contro la Juventus e poi andremo addirittura di nuovo a Milano, però sponda Inter per questa volta. Vediamo la formazione. Addirittura 4-3-3.
Potremmo anche pensare di paradossalmente di andare ad attuare il turnover contro l'Inter, quindi pensando un po' come stavamo messi. Allora, cambiano un po' i protagonisti perché abbiamo Gollini, Williams, Bettella, Bastoni, Nuri, Magalhaes che va a fare il mediano, questa volta Olmedo e Peña a centrocampo, Antony, Asensio e Bogicevic lì davanti. Voglio preservare Ansu Fati, ragazzi, perché è un po' stanco, non vorrei che sia un po' più incline agli infortuni, quindi stiamo molto attenti. Va bene, siamo pronti, iniziamo la partita, Catania-Juventus, vediamo che succede. Oleg Lucny scende in campo con un 4-5-1, ammazza, oh, veramente non da Juve, un modulo non da Juve. Carpentier in porta, Lindelof, De Ligt, Termini, padrone in difesa, Sigankov, Berthe, Bentancur, Reis, Ifobi a supporto di Felipe, unica punta, Felipe, beh, anche Felipe, ragazzo, tutti giovanissimi poi. Via di loro, ok, parla la squadra, aggressivo, dobbiamo vincere questa partita senza problemi. Ci proviamo, perlomeno, vediamo un po' che succede. Asensio, la mette subito in mezzo, mazza, certo, però ogni partita di rigore mi sto iniziando un po' a vergognare. Non c'è Ansu Fati, quindi credo che la vada a battere. Boh, non lo so, chi la va a battere? Non ne ho idea, sinceramente. Non è Bogicevic, sicuramente no. Che sia... Chi è? Non lo so, vediamo un po'. Asensio, ok, Marco Asensio va a battere lui col suo mancino. Ok, non è Ansu Fati, ma il risultato resta lo stesso, ovvero il gol 1-0 del Catania. Perfetto, non si sa mai, ragazzi. Noi proviamo a vincerla, poi contro il Crotone è difficile che mi vada a perdere. Però ci proviamo. Intanto pensiamo a questa, Sigankov. Dentro l'area in mezzo, allontaniamo, bravissimi, c'è Pedroni, non ho letto, Bentancur verso Armini, all'indietro per il buon Carpentier, che ha tempo di vedere, ma sbaglia clamorosamente, c'è Uros che può provare la legna, ma non riesce. Vi conservo la voce più che altro, raga, per la finale, perché, ripeto, sto registrando di fila rispetto allo scorso episodio, quindi la voce è già un po' mezza andata. Antony la mette in mezzo, niente da fare, ribattuto ancora, cross sbagliato, riparte la Juve adesso in contropiede con Iwobi. Felipe non va a intervenire il difensore, ma c'è Gollini che per questa volta ha fatto un buon intervento, la mette in corner, mi sto sembrando molto Mr. Barnes in questa posizione, ma va bene. Sigankov, oggi ragazzi tutto è concesso in questo episodio. Bentancur, ok, Bettella la riesce a mettere in fallo laterale. Ancora Catania in possesso palla con Bastoni verso Nuri, ancora Bastoni all'indietro per Gollini. Olmedo, Magalhaes, Peña, Williams, Antony. Avanza il brasiliano. Williams in mezzo, non ci arriva Bogicevic, Olmedo, Magalhaes, Antony, Antony. Che poi posso capire, non fa gol, ma almeno piglia la porta. Cioè, ce l'ha di fronte. Ce l'ha di fronte. Porca miseria, come fa a non piglia la porta? Mamma mia, oh, che mestizia. Olmedo, Ariz Peña. Vabbè, dai, va bene uguale. Va bene uguale. Nuri, Asensio ancora, palo. Perfetto, beviamo, va, beviamo che è meglio. Beviamo per dimenticare. Anche se è acqua, non è alcol, ma va bene uguale. Asensio, niente da fare. Ok, nulla. Domande di più, domandiamo di più. Vediamo se almeno riusciamo a finire il primo tempo. Perfetto, parla la squadra, non sono felice della prestazione. Lo so, stiamo vincendo 1-0 contro la Juventus, tra l'altro, e mica stiamo contro il... che ne so. Non voglio dire sempre la pergolettese perché poi sembra che... Ma che ce l'ha con quelli? No, poverini, non ce l'ho con loro. Dovrò studiare un'altra squadra da usare nei miei commenti. Nel frattempo, Magalhaes viene ammonito. Padroni. E poi possiamo andare a effettuare qualche cambio. Ok, andiamoci subito. Allora, Pavel per Magalhaes. Mi sembra un cambio assolutamente perfetto. E Graichar per Uros. Sì, voglio provare Graichar per Uros. Voglio fare sta pazzia. Mentre Antony sta giocando molto male, ma ovviamente non andiamo a fare tre cambi subito adesso, quindi aspettiamo. 81esimo, mancano 9 minuti. Allora io andrei a mettere, come detto, dovevo mettere Fabio Silva.
No, mettiamo Pinamonti. Pinamonti e Gracian, sì, lo mettiamo come però attaccante esterno d'attacco. Dai, Martin, mancano 5 minuti, ne mancano 3, ne mancano 2. Adesso ne mancano ancora 4. Ammonito chi? Neri, perfetto, quindi punizione Juve. Dal limite c'è Bernardeschi, aia. Eccola, lo sapevo. Vabbè, ragazzi, tanto ci credevamo poco, era già quasi impossibile. Come sempre vanno a pareggiare all'ultimo minuto. Ok, lo scudetto è andato. E fino a qua c'eravamo già. Ci speravamo poco. Aggressivo, non ci sono scusanti per non aver vinto una partita del genere. Mi interessa relativamente poco perché comunque abbiamo fatto una stagione a prescindere. E infatti, il Milan addirittura matematicamente, giustamente perché sì, vanno a più 4. Quindi matematicamente campione. Lo scudetto è andato benissimo. Questo però ci consente di andare a giocare la partita contro l'Inter con le seconde linee, quindi andremo ad effettuare ancora una volta un pesante turnover perché tanto ormai tutto è già deciso. Sì, il Milan ha già giocato ieri. Va bene, ragazzi, allora senza perdere tempo, ci vediamo direttamente alle formazioni per la partita contro l'Inter. Allora, siamo arrivati alla partita contro l'Inter. Come vedete, la formazione è assolutamente quella secondaria con Fruchtl in porta, Djapong, Bettella, Bastoni e Trinca in difesa, Pavel, Mediano, Ferreira, Legna a centrocampo, Gracia, Silva e Pinamonti lì davanti. La mentalità offensiva non ce la frega una mazza. Vuoi iniziare la partita? Sì, andiamo, che vada a iniziare Inter Catania. Dunque, il Cholo Simeone scende con un 4-4-2, Areola in porta, Skriniar, Pascal, Kimpembe, Akè in difesa, Stengs, Cadragari, Barella e Smith-Rowe in centrocampo. E poi Esposito, il grandissimo ex Esposito e Christoph Piontek lì davanti. Però la squadra energico, fa, vabbè, fate, mostrate quello che sapete fare, fate un po' quello che vi pare in questa partita, non me ne frega una mazza. Il Milan sta giocando, attenzione, sì, contro il Crotone, lo avevamo già detto. Vediamo se, soprattutto, teniamo d'occhio eventuali infortunati, vediamo un po' che succede. Barella la mette in mezzo, ma è diverso, sono stato o sbaglio? Era tornato, ricordo San Siro che avesse quelle sedie, quella. Boh, non lo so. Vabbè, ma comunque. Ancora Barella che va a battere il calcio d'angolo. Kimpembe e c'è Piontek. Va bene, io fare 1-0. Ripeto, non è importante assolutamente, non ci interessa nulla. Finisce il primo tempo. 45, sì, finisce il primo tempo. Parla la squadra, aggressivo. Mostrate. No, che ho messo. Questa è un'ottima opportunità per mostrare a tutti che avevano ragione a sostenervi. 10 tiri dell'Inter, 0 del povero Catani, che ovviamente con questa formazione capite bene che non è il massimo. Anzi, vediamo se possiamo mettere. No, non c'abbiamo nessuno a livello di difensore centrale, ragazzi. Solo Tisà potrebbe farlo, però poi deve andare a giocare comunque. Sarebbe inutile. Vabbè, a posto. Farai Pinamonti, ci prova, niente da fare. Attenzione perché si infortuna Trinca. Grazie al cielo che Trinca non è nessuno di così importante. Confermo sostituzione, non me ne voglio il buon Mario. Però capite bene che tra Trinca e Williams c'è una certa differenza. Intanto Bettella, sì! Pavel addirittura va a segnare! Incredibile! Anche Pavel va ad avere una gioia in questa stagione con un gol così insperato. Se vogliamo, il Milan sta anche vincendo 2-0. Quindi, anche avessimo vinto con la Juve, non avremmo fatto nulla. Il buon Lasagna va ad accorciare le distanze per il Crotone. Nel frattempo io qua sto a guardare il Milan e mi scordo di fare i cambi. Allora, io metterei dunque Moriba, che così faccio prendere un po' il ritmo partito dopo l'infortunio. E lo stesso vale per Ariz Peña. Ottimo, dai. Mancano 6 minuti alla fine. Attenzione, l'ultima azione probabilmente della partita. Bastoni per Fruchtl. Peña. Moriba. Verso Fabio Silva che si fa anticipare. Correa, lentissimo nei movimenti. Salles, grande Fruchtl, sempre una garanzia per quanto riguarda le papere e le minchiate in campo. Se avete bisogno chiamate Fruchtl e lui saprà come accontentarvi. Meno male che questa è una partita che non conta una mazza. Oh, il Piontek però spa 26esima rete, ammazza, oh, 26esima rete della stagione Piontek, veramente. Alla visage du penny, direbbe qualcuno. Va bene, 3-1 è finita. Ok, non ti interessa la mazza. Aggressivo, non sono felice del risultato. Perfetto, andiamo avanti. Gli devo dire questo perché se gli dico va bene, ragazzi, uguale. No, se offendono, proprio vogliono essere rimproverati. Quindi,
Vediamo il buon Kevin Lasagna. Eh beh, non è male, certo è un po' in là con l'età, 34 anni. Quindi il Milan ha vinto ufficialmente, anche avesse vinto con la Juve, questo ci dà un po', diciamo, ci fa stare un po' meglio, ecco, ci fa sentire meno in colpa. L'Inter è troppo forte, sì, è fortissimo. Il Catania riceve 3-4 milioni per aver finito in seconda posizione. Vi siete sprecati, veramente. Pagamento del bonus collettivo, cioè questo che abbiamo preso, gli abbiamo dato ai giocatori, praticamente. Va bene, questo non ha completamente importanza perché ora siamo per arrivare alla partita che attendiamo da tutta la vita FMistica, se così si può dire, ovvero una finale di Coppa Campioni contro una squadra che ci ha dato già belle batoste quest'anno, anzi ce le sta continuando a dare, quindi speriamo di avere questa opportunità di poterci prendere questa piccola, tra virgolette, che poi tanto piccola non è perché ragazzi qua si parla della Champions League, non è che stiamo a parlare della Coppa del Nonno. Speriamo, speriamo, speriamo. Dovremmo arrivare alla partita con la miglior condizione fisica possibile. Siamo carichi. Andremo a fare anche una riunione di spogliatoio per caricare la squadra. Sicuramente la faremo. Quindi, signori, ci vediamo direttamente 1 o 2 giorni prima della partita per andare a vedere che succede. Allora, ci siamo, ragazzi. Siamo nel pre-partita. Vediamo che notizie avremo. Siamo pronti. Siamo carichi. Siamo carichi. Siamo carichissimi. Se nel tot vince il primo giocatore dell'anno, vabbè, non me ne frega una mazza. Dai, dai, forza, vogliamo giocare. Perché sei così lento, porca miseria, che non ci sono manco partite. Oh, benissimo, il Catania è la sfida, eh. Informazione consigliata, la vediamo dopo. Una storica finale per il Catania. I detentori erano quelli del Chelsea. Perfetto. Comunque, hanno riunione di spogliatoio. Ecco, lo volevo fare. Energico, subito. È una finale di coppa. Voglio che tu. Allora, una finale di coppa non è roba di tutti i giorni. Quindi voglio che tutti voi pensiate positivo. Spero di tornare a casa con il trofeo. Mi pare una cosa perfetta. Sono tutti felici, bene o male. Il morale potrebbe essere meglio, ma va bene. Carbone ammette che sarà durissimo vincere la Coppa Campioni. Effettivamente, Ezechiele ha più che ragione. Affida all'allenatore in seconda. Ragazzi, siamo pronti, siamo carichi. Vediamo la formazione che andrà a sfidare i rossoneri in quella che speriamo sarà la nostra piccola vendetta proprio contro il Milan. Dunque, continua. Oh, mamma mia, veramente infinita questa attesa. Proprio mi volete far morire. Proprio mi volete fare morire, porca miseria. Ragazzi, la formazione è pronta. Siamo carichi. Ci siamo. Siamo pronti. Golini, Williams, possono magari annuire in difesa. Tu sarò Olmedo Peña, Pedrito, Fati e Bogicevic. Andiamo di positiva, ovviamente, come mentalità. Tutti gli altri qui in panchina scalpitano, sono pronti a entrare. E allora, signori, che dire se non altro che inizi l'inno della Champions. Ora, più che mai, forza Catania, finale di Champions League. Sempre lui, il buon Fabio Celestini, scende in campo con un 3-1-4-2. Rulli in porta, Martinez quarta, Luz, Romagnoli in difesa, Senesi, Mediano, Dos Santos, Paquetá, Dantas, Ávila, centrocampo e Andre Silva e Kin lì davanti. Spogliatoio, parla la squadra, è aggressivo. Meritate di vincere il torneo, mi aspetto che lo facciate. Ok, non ha suscitato nessuna emozione, però andiamo a, come sempre a commentare con i giocatori, dargli la carica a livello individuale con, no, con la nostra energia. Credo in te. Credo in te, caro Peña. Credo in te. Va bene, credo pure in te. Credo a tutti voi. Caro Uros, credo anche in te. Finisce il discorso squadra. Tunnel, calcio d'inizio. Ragazzi, si parte. La seguiremo tutta, senza tagli. Forza, ragazzi. Ah, sono già emozionato. Subito il primo tiro del Catania va a rispondere il Milan. Dopo 10 minuti la parità è assoluta. Anche a livello di possesso palla leggermente a favore nostro. Domandiamo subito di più. Attenzione, c'è Dantas dalla bandierina. In mezzo, lontana la difesa. Paquetá va a raccogliere. Potremmo partire in contropiede. Non c'è Ansu Fati. Lontana Williams. Ancora Paquetá. Niente. Vai Pedrito. Attenzione, Olmedo. Pedrito. Il lancio verso Uros, perfetto. Uros contro tutti, però. Uros contro tutti. Dall'altro lato c'è Ansu Fati. Peña per Uros. È buona? È buona, è buona. Dopo 20 minuti siamo avanti. Acqua, acqua, acqua. Dopo 20 minuti siamo avanti.
Dobbiamo stare attenti perché già il Milan nelle passate occasioni ha dimostrato di essere bravissimo proprio a ribaltare il risultato. Certo, andare sul primo tempo con il risultato di niente. Attenzione però perché c'è Gollini, bastoni. Oddio, mi sto sentendo male. Olmedo, Pedrito, Peña, Uros. Dall'altro lato c'è Ansu Fati. La cioccata porca, perché non l'hai stoppata? Mannaggia a te, Fati. Mannaggia a te, Fatina. Un tiro solo però per il Milan. Un tiro solo per il Milan. Primo tempo è finito, però la squadra appassionato. No, 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 no. Energico. Dobbiamo evitare, esatto, di... Chi è stressato? Magari Aise, vabbè, magari Aise. Dai, falla finita. Su, fai serio. Ricomincia. 6-3 per quanto riguarda i tiri. 9-6. Vabbè, l'avete capito. Olmedo in mezzo. No! Ora sono stato dentro, ve lo giuro. Era dentro, questo bug era dentro. 11 tiri, di cui 7 in porta. Ecco, questo è quello che volevo dire prima. Domandiamo di più. Intanto, ridendo e scherzando, ragazzi, magari non guardiamo il cronometro e passa più in fretta. Secondo me che lo devo guardare perché devo fare i cambi. Allora, mettiamo subito Moriba. Olmedo passa come centrocampista di quantità. Poi, Pedrito non sta giocando benissimo. Proverei Anthony. E per adesso ce lo teniamo. 20 minuti. 20 minuti. 15 minuti. Basta. Te prego, mancano 10 minuti. Oddio, ti prego, l'ultimo cambio tattico. Aspetta, 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 metti pausa, grazie. L'ultimo cambio tattico, ragazzi, andrei a mettere, sì, qualcuno in difesa che qua sono stanchi. Williams, perfetto, per Ajabong, ok. Conferma le istruzioni. Andiamo anche a dire di perdere tempo. Il Milan passa a 3 in attacco, ragazzi. Un 3-4-3 puro. Attenzione, Anthony, la mette in mezzo per Urso. Va benissimo, va benissimo, va benissimo, va benissimo, va benissimo. Manca un minuto. Ma è finita il Catania. Il cielo è rosso-azzurro sopra Amsterdam. Abbracciamoci forte perché oggi è più bello essere italiani. Ragazzi, oggi è più bello essere italiani. Vabbè, nel caso avrebbe vinto comunque il Milan. Ma comunque, che ce frega, siamo campioni d'Europa. Non posso parlare troppo forte, beh, oggi la polizia mi manno. Sicuro, sicuro. Energico. Come no, no. Godete, che non lo so, ragazzi. Che devo dire? Il Catania è campione d'Europa. E con questo credo che il ciclo in questa squadra sia finito. È proprio quello che stiamo cercando. E finiremo, ovviamente, la prossima stagione anche con... i rossazzurri, assolutamente sì, per poi andare a cambiare, ragazzi. Mamma mia, non ci credo, non ci credo. È stato un percorso difficilissimo, non vedo come potremmo far di meglio l'anno prossimo, sinceramente. Il Catania dice, allora, quanto abbiamo ricevuto? 15 milioni per i diritti televisivi, ok, i dirigenti ovviamente sono entusiasti, grazie, siete un pugno di... De Purciari, come si dice, 19 milioni per la vittoria contro il Milan. E ammazza, so soldi, ragazzi, so soldi. E i bonus abbiamo elargito, 12 milioni e mezzo. Vabbè, tutti assolutamente meritatissimi. Le loro di finanze arriviamo grazie a questi bonus a 22 milioni con il bilancio. La richiesta della dirigenza, non possiamo adesso aumentare un po' questo budget, trasferimenti magari. Richiesta respinta, perfetto, vi ringrazio come sempre, siete dei signori. Ragazzi, io vi saluto, veramente è stato un doppio episodio, perché ripeto, sto registrando di sfila, veramente pesante a livello emotivo. Fatemi sapere la vostra, come sempre, nei commenti. Andremo a giocare la Coppa per il Mondiale per Club l'anno prossimo, sempre con Catania, e poi... finiremo il nostro ciclo rossazzurro per poi andare a provare una nuova avventura all'estero, probabilmente. Un bel like, una condivisione, un'iscrizione per questi ragazzi fantastici. Io vi ringrazio per aver visto l'episodio fino a questo momento e noi ci vediamo prossimamente con dei nuovi gameplay con il Catania, campione d'Europa. Ciao!